è da 200 metri che non faccio altro che vedere chiodini. Guardate quanti ce ne sono, guardate lì che ceppata lì sopra, guardate, sono già un po' passati, sono già aperti, ma guardate quanti, guardate lì che ceppata, potete vedere, fanno impressione quanti ce ne sono, guardate. Sono un po' passati, un po' vecchiotti già, ma però guardate quanti ce ne sono, spettacolo, si vedono. Passare qui 3-4 giorni fa, lì ce n'è qualcuno bello ancora, passare di qui qualche giorno fa c'era da riempire il bagagliaio di una macchina. Poi vediamo se riesco a trovarne due o tre da farmi una mangiata. Guardate anche qui quanti ce ne sono. Lì, guardate là sopra. Lì. Qui. Pieno, guardate. Guardate qua, guardate che distese, sono tutti però un po' passati, qualcuno è passato a raccoglierli. Guardate qua, pieno, guardate là sopra. Pieno, tutto pieno, tutto pieno di chiodini. Tutto pieno di chiodini. Guardate, è che proprio non c'ho voglia di raccoglierli, perché non ho voglia di pulirli. Ero un grande appassionato di funghi, adesso mi è passata un po'. Guardate qua sotto, c'è un materasso di chiodini, guardate, un materasso pieno, chissà cosa non c'è sotto l'erba, guardate, chissà cosa non c'è sotto l'erba, pieno, tutto un chiodino. Bello grosso. Sì, ma comunque questi qua sono ancora tutti belli commestibili, perché volendo si mangia solo il cappello ed è più che, anzi, sai che faccio? Raccolgo qualche cappella. Quindi sono già anche pronti da essere lavati. Anche qualcuno ancora chiuso, guardate che bellini questi, io li porto a casa direttamente puliti, guardate qua che bellini. E lì, belli anche questi qua.
altri. Sono chiodini ovunque, anche nei prati. Guardate lì, guardate, chiodino dappertutto, guardate qua, chiodini dappertutto. Quest'anno la buttata è stata veramente qualcosa di eccezionale.